Teatro Gremito, l'Arca di Ellera di Corciano, per il confronto finale dei tre candidati come sindaco al comune di Corciano. Il tifo c'è, si sente, ma è sportivamente corretto nel rispetto di ogni candidato. Sono 35 anni che viene organizzato il confronto tra i candidati alla vigilia di quella che è la chiusura elettorale, lasciando quindi liberi il giorno finale i candidati di chiudere la propria campagna elettorale. Teatro pieno per presentare i contenuti dei tre candidati. E allora vediamoli questi tre candidati. Tre candidati: Movimento 5 Stelle, il centro-sinistra e il centro-destra. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di correre in solitaria, con la decisione che è maturata dopo il mancato accordo con il centro-sinistra per una coalizione più ampia, sfumata a causa del veto messo dall'allora Terzo Polo alla presenza del Movimento stesso. Il candidato è la consigliere comunale uscente Chiara Fioroni, che è stata candidata nel 2018 raccogliendo il 13,8% come consensi. Non sono mancate le polemiche per questa decisione di non voler fare un polo unico che comprendesse l'anima del 5 Stelle e l'anima del PD con la sinistra. Lorenzo Pierotti, il vice sindaco uscente, è sostenuto da 5 liste: PD, Pierotti Sindaco, nella quale ci sono Azione, Civici per, Italia dei Valori e PSI. Uniti per Corciano, con dentro Demos e Corciano Civica, Alleanza Verdi Sinistra e una civica che porta il nome del candidato. Sull'altro fronte, quello del centrodestra, sono schierate 3 liste che fanno da supporto, insieme a quella che è civica e porta il nome dell'imprenditore 32enne Daniele Padovano. Da ricordare che a Corciano 5 anni fa i candidati erano 4, Cristian Betti, Franco Testi, Chiara Fioroni e Daniele Vento per il Partito della Rifondazione Comunista. Una serata in cui si sono dedicati 15 minuti per la presentazione del programma ad ogni candidato. Come dicevo, il tifo c'è, ma è stato corretto, intervallando quelli che sono stati esclusivamente gli interventi senza interrompere l'intervento. Correttezza, democrazia, giustamente il rispetto uno dell'altro. Per far capire alle persone, agli elettori di Corciano, quelle che possono essere le indicazioni di come cambiare, di come volere, di come mantenere Corciano. Un bellissimo confronto, nato come dicevo 35 anni fa, con 2 soli candidati, quello del centrodestra e quello del centro-sinistra. Ma è importante sapere che le persone possano ritrovarsi, possano conoscere quelle che sono le indicazioni. Ma l'importante, come hanno sottolineato tutti, è quello di andare a votare, di esprimere il proprio voto per il bene della città, indipendentemente dal candidato che si vorrà scegliere nella cabina elettorale. La sala è piena, gremita, Corciano vuole sapere quale sarà il suo futuro. Quale sarà il suo futuro? Beh, diciamo che il futuro lo testimonia questa sala piena dove quando è stato chiamato il nome di Daniele Padovano c'è stato un sussulto, un plauso, si sono alzati tutti in piedi, quindi diciamo che l'aria è buona per un cambiamento che abbiamo visto in questi giorni, un cambiamento che vediamo girando per le strade di Corciano, un cambiamento che vediamo attraversando diciamo quelle che sono le nostre frazioni, andando a prendere il caffè nel bar di Fiducia dove tutti sono entusiasti di quest'aria, di questa nuova freschezza che porta Padovano, che portiamo noi candidati, che portiamo tutti i giorni, questo centrodestra che vuol cambiare qualcosa. Questa serata rappresentata da tanta pioggia però diciamo, è arricchita dalla nostra presenza, dalla nostra forza, dal nostro entusiasmo, dal nostro entourage che al completo ha riempito la sala del teatro, quindi bene così. Che campagna elettorale è stata?
Una campagna elettorale in crescendo, perché siamo partiti in sordina, siamo partiti sfiduciati, siamo partiti con una forza del governo ma con una diciamo pochissima speranza di fare bene. In realtà gli incontri volta dopo volta sono stati sempre più ghermiti di gente, sempre più affluenza, sempre più gente ci ha dato fiducia, ha detto crediamo in voi, quindi oggi la sala è piena, ad oggi i consensi sono tanti, le telefonate sono tante, le vele continuano a girare, abbiamo tante vele, abbiamo tanti supporti, abbiamo tutta la politica di centrodestra che ci sostiene a livello regionale e a livello nazionale, quindi siamo veramente forti e siamo pronti per aspettare questa tornata elettorale dove chiediamo il vostro impegno. Mi appello a tutti quanti ad andare a votare, far votare i vostri amici, i vostri parenti, i vostri vicini e i vostri figli.